Signore e signori, quello che vedete qui è il Lego Torre Eiffel. E oggi finalmente la costruiamo. Partiamo dicendo che è il pezzo Lego più alto che sia mai stato creato. 10.001 pezzi per un totale di 149 centimetri. Cioè è altissimo, signori. Andiamo a vedere subito da quante scatole è composto. Ok, 1, 2, 3 scatoloni in totale, esattamente come il Titanic. All'interno di questa scatola qua non è rimasto nulla, quindi possiamo iniziare. Eccolo qua. Madonna mia, non vedo l'ora, raga, non vedo l'ora. Diciamo che la costruzione dei Lego rappresenta per me un momento di totale serenità, perché io me lo gusto proprio. Dopo c'è anche da considerare che da quando faccio i video per YouTube me lo gusto anche un po' meno. Però vediamo quante robe ci sono dentro nel primo scatolone, va. Ok. Madonna mia, che bello. Che bello! Allora, beh, dai. Non è proprio poca roba, eh. Allora, per chi non lo sapesse, Lego mette la numerazione ad ogni sacchetto. Ad esempio, questo qua è il primo. In modo tale che non facciamo troppa confusione con tutto quello che abbiamo sul tavolo. 1, 2, 3. Questi qua sono i primi 3 sacchetti. Tutto il resto spostiamolo dal tavolo. Perfetto. Ad ogni scatola c'è dentro questa cartellina di cartone con il libretto delle istruzioni. Come dissi anche nel video del Titanic, normalmente i collezionisti non vanno mai ad aprire questa box qua, perché fanno tutto dallo schermo del computer. Invece io me ne sbatterò le palle e uso proprio la vera carta. 629 euro, se permetti, li spendo come voglio. E poi diciamoci la verità, i veri collezionisti neanche aprono la scatola e neanche lo montano sto m***o di Torre Eiffel. Una delle cose belle della Lego è che il libretto di istruzioni non serve solo per farti capire quale pezzo va dove, ma la cosa bella è che ci tengono tanto anche a far vedere il monumento che poi costruite. Ad esempio qua c'è una breve spiegazione della Torre Eiffel. La cosa poi va avanti. Guardate qua la Torre Eiffel che stava per essere costruita, pezzo dopo pezzo. Madonna mia, che figata, raga. Cioè, per farvi capire, le prime 14 pagine sono dedicate al monumento. Ora però qui c'è già la prima operazione da fare: collegare questi due. Iniziamo, dai. Partiamo con il primo sacchetto, raga. Ho deciso di andare a comprare anche un bel orologio. Che cazzo di orologio sono adesso? Eccolo qua, 6 euro di orologio. In modo tale che mentre costruisco, quando ci saranno i timelapse, voi vedrete l'andare avanti delle ore. E quindi, signori, pronti, partenza, via. Ok, primo pezzo completato. Questa qua dovrebbe essere proprio la base di una gamba della Torre Eiffel. Adesso le istruzioni dicono fare tutta questa cosa per 4 volte. Che due palle. Giriamo pagina e siamo al sacchetto 5 e 6. Pronti, partenza, via. Comunque adesso bisogna attaccare. Everybody! Come si fa ad attaccare adesso sti pezzi? Ok, dovremmo esserci. Oh! Guardalo qua! La piattaforma della Torre Eiffel. Quasi un'ora per fare sta cosa. Cosa sto facendo della mia vita, raga? Ok, guarda che bello, sta iniziando a prendere forma. Si sente già l'odore della Francia, eh? Della France. 15, 16, 17 e 18. Mancano questi 4 qui e il primo scatolone. It's done. Per iniziare devo fare 8 di questi. Ma che bello l'alberello, eh? Mamma mia. Cioè, ho appena fatto 8 alberi, 48 lampioncini. Cioè, ma vi rendete conto? E 32 cespugli. 32 cespugli! Perfetto. Ora inseriamo tutti questi abbellimenti qua sulla base. Olè, perfetto. Libro 1 finito. Adesso bisogna passare al libro 2. Ci vediamo domani. Ma ben ritrovati, signori. Sono contento che anche voi siete qua con me a vedere come verrà su adesso la vera Torre Eiffel. Per l'appunto ho qua il secondo scatolone. Spostiamo questo baracco qui e vediamo cosa c'è dentro. Eccole! Qua non c'è più niente. Mamma mia! Allora, non so se si vede dalla telecamera, ma la maggior parte dei sacchettini è color grigio scuro. E questo, signori, vuol dire soltanto una cosa: iniziamo finalmente la costruzione della torre. Apriamo questo qua. Torre Eiffel Book 2. Ecco qua cosa faremo. Mamma mia.
Ho praticamente fatto questo pezzettino qui, raga. E dato che ci sono queste stanghette che sono di due misure diverse, per essere sicuri che hai fatto tutto bene, Lego mette a disposizione un disegno uno a uno. Così una volta finito voi la sovrapponete e vedete se è giusto. Non lo so, raga. Sembra molto molto complicato finora. Effettivamente un minimo di gamba della Torre Eiffel sembra vedersi. Perfetto, questa qua dovrebbe essere la prima gamba delle quattro. Come vedete è super molleggiata perché almeno si adatta a tutta la struttura. Ora mega time lapse dell'altra gamba che va dalla parte opposta. Pronti partenza, via. Seconda gamba fatta. Ogni anno dico che è l'ultimo Lego e ricado sempre nella stessa tortura. Perché? Kill them all, Teddy, why? Molto molto bene, signori. Guardate qua. Adesso c'è da mettere le gambe sulla base che abbiamo fatto l'altro giorno. Questi due qua sono rossi, mentre questi due qua sono gialli. Uno e uno due. Quindi rosso rosso, giallo giallo. Proviamo. The moment of the truth. The truth. E tac. Giallo con giallo. Vediamo. Rosso. L'ultima. L'ultima, signore. E l'ultima gialla. Mettiamo questi quattro qua per saldare bene la costruzione, almeno non si spacca. Ok, raga, guardate quanto è bella. Gli alberelli con la torre, e ad ogni angolo c'è l'ascensore per salire. È spettacolare. Direi di continuare. Beh, dai, raga, direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Sono le 11 di sera. Ci vediamo la prossima volta. Lo vedi questo libricino qua? Questo qua è il libro 2, sono arrivato circa a metà e oggi voglio assolutamente finirlo. Ieri abbiamo fatto il primo arco all'interno delle due gambe e con questi tre oggi li finiamo. Pronti partenza? Vai! Uno, due e tre. E ora sacchetto 33, guardate cosa c'è. Iniziamo la parte sopra. ...144 pezzi di questi qua, sapete cosa vuol dire? Madonna mia. Guarda qui che bel lavoro! Chi di voi può dire di aver perso questi minuti preziosi della propria vita a mettere 144 di questi rovini qui? Eh? Chi può dirlo? Sembra un pochino il tetto di San Siro, eh? Più o meno. Ultimo sacchetto! Finiamo il numero 40 e abbiamo completato la seconda scatola. Dai! Che sudata! Venite qua, belli di mamma, belli di papà. E tac, signori! Tac! Questo tac qua vuol dire fine del quaderno 2 e inizio della scatola 3. Questa qua chiaramente è la parte più bella perché andiamo tanto in verticale. Ok. Sì, bello buono. Book 3, guardate che bello. La progressione della Tour House. Che bella! A noi due. Per voi sono passati 10 secondi circa di time lapse, per me invece sono passati 4 giorni. Ho finito tutta la base del primo livello e qua così abbiamo le 4 gambe che sosterranno il secondo livello. E adesso, signori, montiamo tutto. Partiamo da questo pezzettone da inserire sopra, vediamo. Mi piacerebbe andare a Parigi. Adesso mi sembra che c'è anche il treno che va fino là, eh. Dovrebbe andare dentro a incastro. Eccolo qua. Ma che bellino che è, signori! Ok, ora montiamo le 4 gambe. Perfetto. Tra l'altro, raga, adesso che iniziano le gite fuori porta o comunque qualche mini vacanza, vi consiglio di prenotare tutto passando tramite Letyshops. Letyshops è praticamente un ecosistema gratuito che vi consente di ottenere del cashback ogni volta che comprate
comprate online. Prima gamba messa. In pratica voi continuate a fare gli stessi acquisti che fareste online, ma anziché comprare direttamente nel negozio, passate prima dalle T-Shop. Intanto fammi chiudere qua, perché sennò viene giù tutto. Facciamo finta che veramente dovete andare a Parigi. Che ne so, magari normalmente selezionate l'albergo su eDreams. Ecco, anziché andare direttamente su eDreams, andate prima sulle T-Shops, cliccate eDreams e poi verrete catapultati sempre sul sito di eDreams. Quante volte ho detto eDreams? In questo modo però voi continuerete a fare lo stesso acquisto che avreste comunque fatto, ma otterrete un cashback totalmente gratuito. Allora, questo pezzettino qui non è facile da fare, eh? Soprattutto mentre spiego lo sponsor. Ci sono quasi 3000 negozi, quindi non è valido solo per i viaggi, ma anche per qualsiasi acquisto online. Ad esempio c'è anche la Lego. Tutto il cashback che poi raccimolate durante l'anno potete inviarvelo tramite PayPal o bonifico bancario. Una cosa semplicissima. Vi lascio tutti i link in descrizione. Continuiamo. E guardate adesso cosa inizio a costruire. La parte finale. Guardate qua che lavoro, signori. Sembra una di quelle buoi che sta nell'oceano, eh? Emma, dove sei? Ok, sacchetto numero 60, dai, non perdiamo tempo. Quasi 2 ore per fare questi 2 pezzettini qua. E la cosa brutta, sapete qual è? Queste qui adesso vanno messi in questo modo, quindi ne mancano altri 2. Vabbè, iniziamo ad attaccarli, dai. No. Allora, bello Lego più alto del mondo, eh. Però che fatica. Che fatica. Eccolo qua il bastardello, guarda. Rifare la stessa cosa per 2 volte. Allora, vi evito di guardare a voi, quindi tra un secondo saranno già qua pronti. Eccoli qua, guardali qua. Pronti, belli da mettere su. Li ho evitato, come avete visto, un timelapse lunghissimo, inutile. Io invece mi sono fatto 2 coglioni così. 1, 2 e 3. Perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta. E anche questa torre qui è completa. Mamma mia, quanto sta diventando alta. Cioè, guarda, guarda che bella che è. Guarda, sono degli ingegneri questi qua di Lego. Fanno delle robe pazzesche. Ora qua dice di fare l'ultima sezione della torre. Però sono già alle 4:30. Mi sono dimenticato anche di mettere l'orologio prima. Ci vediamo la prossima volta e finiamo la Torre Eiffel. Attenzione, attenzione, chi è che abbiamo qua? Ciao a tutti. Allora, oggi voglio finire completamente la Torre Eiffel. Non so se ce la farò. Avete sete? Ecco, anche a voi un po'. Allora, vediamo, mi mancano 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 sacchetti in totale. Se ci diamo una mossa, forse ce la facciamo. Mettiamo l'orologio, così anche voi vedete quanto tempo Michele spreca per fare questi Lego. Iniziamo. Questo qua è stato più particolare da fare. Qua ci sono le classiche 2 ascensorine, una gialla e una rossa. Andiamo avanti. Tutto bello, tutto ferroso, tutto tranquillo, però mamma mia che fatica. Dai Michele, su. Fatto. Fatto. Non sento più le dita. Non mollare proprio adesso. Tortura numero 2 finita. Tac, 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 tac. Madonna mia, madonna mia, dai. Guardate qua cosa ho costruito, guarda, guarda qua. Ecco, è caduto un pezzo. Bastardo, stai su, pezzo di... Ok, allora, adesso questa qua... Ah, minchia, va messa sopra là. Ok, ok, madonna. Cioè, guarda quanto è alta, raga. Devo arrivare fino su là. Raga, attenzione, attenzione. Sacchetto 73. Andiamo a fare il pezzo finale da mettere in cima. Allora, oh, che bello. Siamo il penultimo. Ce l'ha proprio l'odore del penultimo. C'è un odore di plastica che fa paura, invece. Pronti, partenza? Start. Ultimo sacchetto e ci siamo. Raga, manca soltanto la bandiera della Francia e ci siamo. Questi 2, 1, 2. Signori, l'ultimo pezzetto. 3, 2, 1. Tac. E ora il momento più bello di tutti. Oh! Signori, e la Torre Eiffel di Lego è finalmente completata. Guardate che figata. Dettagli spaventosi, un'altezza spettacolare. Insomma, un kit Lego veramente unico. Vediamo l'anno prossimo cosa esce. Ci vediamo al prossimo video.